Strategie per una scuola inclusiva, un evento formativo organizzato dall'Istituto Alessandro Volta di Frosinone con la collaborazione della cooperativa sociale EduFop, un incontro interamente dedicato a dirigenti scolastici e referenti per l'inclusione delle scuole di Frosinone, ai docenti dell'Istituto Volta e agli assistenti specialisti della cooperativa sociale EduFop. Noi crediamo, tutte le scuole credono nell'inclusione, e noi, come le altre scuole, vogliamo lavorare perché il livello di inclusività delle nostre scuole cresca sempre di più. Quindi ne dobbiamo anche discutere, ma discutere con persone che ci possono portare nuove idee, che elevano il nostro grado sostanzialmente di inclusione, spiegandoci anche culturalmente concetti che magari in questo momento noi non avevamo appreso, cioè insomma è stato un pomeriggio per me estremamente istruttivo. Tra i protagonisti dell'evento formativo, Dario Janes, docente dell'Università di Bolzano e fondatore del centro studi Ericsson, e la pedagogista Roberta Baldassarra. La bontà di una scuola inclusiva si misura anche coi risultati. I risultati molto concretamente monitorati, verificati, valutati, si devono esprimere su tre fronti. Il fronte degli apprendimenti, evidentemente, perché devo andare a scuola per imparare un sacco di cose utili per la mia vita. Il fronte della partecipazione sociale, come interagisco con i miei compagni e le mie compagne. E il senso di appartenenza, perché io voglio sentirmi parte di un gruppo, sentirmi che sono nel radar socio-emotivo di qualcun altro, che se sono assente pensa a me, mi telefona, mi cerca. Scuola inclusiva allora è quella che riesce a differenziare, che riesce ad offrire percorsi differenti, possibilità di scelta, alternative, una valutazione differente che non sia quella del voto, che come dire, in molti casi è una ghigliottina alla motivazione e alla partecipazione, ma una valutazione formativa che accompagna lo sviluppo di competenze, che si mette realmente a fianco degli alunni e delle alunne, accompagnandoli in un percorso di crescita. Beh, io sono 35 anni che faccio questa professione e ci ho sempre creduto ai risultati, e in alcune situazioni c'è stata. Il problema è che deve cambiare un po' la mentalità degli adulti, perché si deve lavorare, specialmente all'interno della scuola, si deve lavorare per il benessere di tutti e per potenziare l'intelligenza di tutti, perché anche chi non ha l'intelligenza ha una sua intelligenza particolare che è giusta portarla avanti. Il problema di fondo è che molto spesso la scuola ha la burocrazia, ha altre cose da fare e si dimentica che ha degli individui da educare e da far crescere. Questo è un po' una realtà amara. Noi a Frosinone ce l'abbiamo un po' di più rispetto ad altri luoghi. Forse se riuscissimo ad essere molto più consapevoli e coscienziosi, riuscissimo a capire che abbiamo del materiale umano da far crescere, far migliorare, maturare, forse riusciremo ad avere un'integrazione maggiore. Poi la società corre, l'ha detto anche Dario, la società corre, va avanti e la scuola arranca dietro la società, e questo è uno dei grandi problemi, delle grandi sfide che noi abbiamo.